Ho avuto davvero tantissimi problemi di audio in questo video e il microfono non ha registrato bene per svariate ragioni che ora non vi sto a spiegare. In linea di massima però posso dire che è andata abbastanza bene. Ciao a tutti Cucci, ben ritornati alla vostra Andrea di Continuo su Pokémon Sinnoverse. Finalmente oggi ci sarà l'incontro, proprio l'incontro quello bello potente con il team di... E... Non so per cosa stia la D, ma posso solo immaginare. Spero non sia Dark, come ho detto nello scorso video, perché sennò davvero stiamo proprio... cadiamo nel ridicolo, ma non penso che abbiano pensato proprio alla cosa più banale. Ad ogni modo, vediamo che ci dice questa regola. Faresti meglio ad andartene prima che io tiri un pugno in testa. Bzz. Un pugno in testa. Oh mio Dio. Non trovi anche tu che quel tipo lì sia molto attraente? Cioè, sì, indosso una maschera e una tutta orrenda, ma non riesco a vedere i suoi muscoli fin da qui. Ah. Ok. Quella è innamorata dei muscoli di uno che non riesce neanche a vedere in faccia, ma va bene. Ok, dunque, a questo punto mi pare abbastanza palese che bisogna andare qua sopra, dato che è l'unico posto che ancora non ho visitato. Nessun umano è autorizzato ad accedere alla biblioteca. Non fare un altro passo. Oh yeah. Ah. La musica, la host. Questa penso sia una host proprio fatta da zero. Anche se mi ricorda molto comunque sia Sonic Mania. Non so perché. O meglio, Sonic Mania. Qualche musica di Sonic in generale. Ma per Sonic Mania perché è uscito da poco. Allora dico Sonic Mania. Tanto per chi, perché comunque sia, è più conosciuto. Sonic è più conosciuto come Sonic Mania al giorno d'oggi, purtroppo. Dato che tutti quanti non hanno avuto la fortuna di giocare al vero ai veri Sonic. E Sonic Mania comunque sia è abbastanza, non dico retro, però ci va molto vicino. Ragazzi, ma è il campus? Ah, questo è il campus proprio, quindi. È gigantesco, wow. Davvero bello. Qui sono delle rocce, non so perché ci sono rocce in questa... Queste rocce qui, però va bene. Non penso che debba affrontare per forza tutti quanti, e infatti non mi fanno accedere. Cosa? No. Aspetta, allora, questo qui mi ha detto una cosa un po' particolare. Vuoi sapere cosa accade in questa pensione? Sì. Davvero vorresti vedere dei Pokémon accoppiarsi? Mi piaci. Si chiama 609. 609. Ah. Molti quanti nomi in codice. 4 per 1. Ok. Ah ok, no, pensavo per un attimo che non mi volessero sfidare, perché dico, pop, sembra che posso andare tranquillo. E invece vogliono affrontarmi. Ah, ma uno per volta. Vabbè, però così non c'è gusto, dai, tutti e due insieme. Non lo attendo più, ci vorrebbe ogni tanto. A quanto pare usano Pokémon deboli al fuoco e io sono contentissimo di questa cosa. Dato che ne ho due di fuoco, ne ho di squadra. Se... Non sono sicuro, ma... Penso che siano tutti quanti acciaio o cose così. Ecco. Mi paralizza perché è stronzo proprio fino in fondo lui, eh. Mi ero un attimo sbalordito prima alla vista del campus, perché sapete, in Pokémon gli spazi sono molto ristretti, quindi insomma non è che ci sia chissà quale grandezza anche nelle città più grandi, no? Allora, mi ero un attimo stupito e dico, wow, è davvero grande come posto. Prima però devo un attimo vedere se posso passare da... No, come... Allora ci deve essere un'uscita sul retro, perché guardate, lì ci sono due strumenti. Uno a terra e una Pokéball che contiene una MT probabilmente. Entriamo allora nella biblioteca. Biblioteca Acero. Oh, senti qui proprio il terrore. Ok. Credo non hanno un range predefinito di avvistamento, diciamo. Hanno
proprio 100% qualunque direzione passi, quindi non è predefinito a un 10, 20, 30, 40. 100% devi affrontare. Oh, va bene, non c'è problema. I miei Pokémon sono carichissimi. Ehi, Magnemite aveva vigore sicuramente questo Magnemite, vero? Già, ti pareva. Con Shock dovrebbe arrecarmi troppo danno. Oilla, però, brutto colpo. Però. Qui ne abbiamo un altro, però prima c'è qualcosa qui che possa tornarmi utile. Non c'è nulla? No, non si può. Ok. Gli entri saranno distrutti, preparati alla disfatta. Avanti, recluta, mostrami i tuoi Pokémon. Magnemite. Allora. Sono tipi elettro, ok. Ma hanno tutti quanti Magnemite e Voltorb? No, dai. Per favore, no, Boh, dovrebbe esserci capo ora. Guarda, B. Perché A e B, dai. È proprio quello che stavamo cercando. Roger. Mi viene in mente ora. Non è che si chiamano A, B, C e poi c'è D che è uno dei capi supremi? Vi prego, non fate questo, vi prego. Sicuro che sia questo? Mi sembra una pirofila. Roger, che domande fai, brutto ammasso di rottami? Questo è un oggetto sacro che racchiude un potere inimmaginabile. Ehi, A. Puoi fare a meno di interrompermi una buona volta? Non vedi che sto cercando di... A quanto pare abbiamo compagnia, Roger. Esatto, fratellone. Credo che sia semplicemente un nostro fan, Roger. Ragazzino, se vuoi un autografo, facciamo in fretta che abbiamo da fare. Ehi, B, smetti di essere così scortese con chi ci ammira. Bisogna sempre essere educati con i fan. Ogni volta devi comportarti in questo modo, dannazione. Roger. Cosa? Davvero non sai chi siamo? Visto, A? Lo sapevo che non dovevamo perdere tempo con questo qui. Noi siamo... Sta zitto, B. Sono io quello che fa le presentazioni. A come adrenalina, B come bellezza. Noi siamo A e B e ti distruggeremo con spensieratezza. Roger, ma che succede qui? C'è una festa e non sono stato invitato? Io sono Ivan, il leader del Campus Acero. Questa non è una semplice biblioteca, è anche un luogo sacro. Avete abusato per troppo tempo del nostro campus e la mia pazienza ora è al limite. Questo è un luogo puro ed io, Ivan, non posso più tollerare tutto ciò. Dovete andarvene immediatamente. Grande Ivan, digliene quattro a questi due idioti. Go, go, Grambus! Il nostro leader Ivan è il migliore. E tu con questi capelli colorati chi saresti? Non sei uno studente del campus? Non ti ho mai visto nei paraggi. Ma ora non ho tempo da perdere in chiacchiere. Ehi, voi due pagliacci, chi dovreste essere? Andatevene da qui prima che vi sistemi per le feste! Guarda, fratellone, un altro essere umano che non ci conosce. Roger, deve essere proprio un tapu bufu. E ancora una volta, bufu viene usato in un modo sbagliato. La battuta l'ho capita, però bufu viene usato solo in modo errato, quindi smettetela di usarlo se non sapete con quando usarlo, dai. Ma è rivolta a tutti questa cosa, eh? Stai zitto, B. Ci penso io adesso a questo marmocchio ossigenato. Ben detto, fratellone, perché non li eliminiamo senza alcuna... B! Quante volte devo ripeterti di tenere quella bocca chiusa? Roger. Anche se devo ammettere che questa volta sono d'accordo con te, Roger. Avete veramente il coraggio di lottare contro di me? È vero, siete proprio dei pagliacci in vena di scherzare. Distruggi Ivan! Go, go, Grambus! Fagli dire a chi comanda, Ivan! Ehi, capelli colorati, se proprio non vuoi andare via di qui, fammi vedere di che sei capace. Nel caso fossero troppo forti per te, ci sono io pronto a farlo tornare nel tuo circo. Prima fatti curare i Pokémon, devi essere al massimo della forza. Questi due sembrano troppo sicuri delle loro abilità. Sono pronto. Ah, me li avrebbe curati lui, ok. Sergenti A e B. Wow. Oh, Poniard Shiny e Poniard normale. Alucia! Bella, zio! Attacco io quello Shiny. Bravo. Ma cosa fai? Attacchi lì, ma dai. Lacerazione digitale. Mamma mia!
Ma non è molto efficace cosa che mi ha distrutto. Ecco, quindi ora... Capo, stai bene? La luce del capo è stato sconfitto. Se dovessi usare l'altro suo Pokémon, finirebbe per distruggere l'intera biblioteca. Non preoccupatevi ragazzi, io e Lucia stiamo bene. Cavolo, questo ragazzo mi ha salvato la vita. Senza di lui quei Pagnard mi avrebbero sconfitto in un istante. Avete ancora le forze per parlare? Roger, adesso basta, Roger! Uccideteli, Roger! È stato un piacere conoscervi, Roger. Pow! State tutti bene? Cosa sta succedendo? Una luce rossa avvolge Andrea. Quando la lastra verrà sottratta a un cavaliere con il suo sacro Pokémon sprigionerà un'energia rossa che salverà i mondi. Che sia lui! No, non è possibile. Eppure questo è l'antico potere della lastra, proprio come ci hanno insegnato qui al campus. Nessuno era riuscito a risvegliarlo prima d'ora, neanche io. Questo vuol dire che... Ma cosa? Ehi, bei capelli! Il tuo orecchino sta brillando di un rosso intenso. L'orecchio di Andrea assorbe l'energia rossa della lastra. La forza dell'orecchino ha generato l'anello terrestre. Ascoltami, dai quell'anello al tuo Pokémon, fidati di me! Ok, ok, ok... Bene... Oh, Endeavor ha cambiato forma! Guarda, sta succedendo qualcosa al tuo Pokémon. Ma, è incredibile! Il tuo Pokémon è riuscito a trasformarsi grazie al potere del codice terrestre! Oh, bello! Non è possibile! Come fate ad essere ancora in piedi? Pugnard, sconfiggeteli una volta per tutte! Roger! Ma stavolta non avrò riguardi. Stavolta è peggio per voi, davvero. Quello è ancora luce, mamma. Vabbè. Quanto sei bello, Tatino. Bello mio, bello. Tutto bello lui. Vai, Endava! Pirolancio! Boom, bitch! Ah, taglio furia. È arrivato, taglio furia. Assaggia un po' di fuoco sprigionato alla massima potenza. Vai, trisciatti con pirolancio. Oh, poverino. Voglio imparare vendetta. Ma... Oddio. Le mosse in teoria posso usare sempre più lancio. Ma si dai anche in doppio, chi se ne frega. A parte che non ha colpito Alucia, quindi non funziona più lancio. E colpisce tutti quanti i Pokémon in campo. Solo l'avversario. Errore. Andrea riceve tanti soldi per la sconfitta. Ma chi sono i Daft Punk? No, sono i Daft Punk, lo sapevo io. Ci avevo azzeccato allora. Lo sapevo che non ci avresti deluso, leader. Ottimo lavoro, leader. Senza te non sarei mai riuscito a fermarli. Roger, anche se abbiamo perso il nostro lavoro, qui è compiuto. Grazie ancora. A quanto pare il potere della lastra è stato assorbito dal tuo orecchino. I nostri professori ci hanno trasmesso di generazione in generazione la storia della lastra terrestre. Dopo tutto quello che ho visto oggi, posso dire che hai appena ottenuto l'energia del pianeta Terra, ovvero il codice terrestre. Questa energia è rinchiusa nel tuo orecchino e potrai far evolvere il tuo Pokémon ogni volta che vuoi. Inoltre, la lastra antica si è trasformata in quell'anello. Probabilmente senza di quello l'evoluzione non si attiva e il tuo Pokémon tornerà allo stadio principale. È un potere davvero affascinante. Non vedo l'ora di rivedere questo potere quando ci sfideremo nella mia palestra. Ci vediamo, capelli colorati. Andiamo, ragazzi. Subito. Certo, leader. Quindi può essere il tipo volante lotta? Una palestra interessante questa sarà. Questo mi regala condividi esperienza! Wow! Grazie! Ecco a cosa serve parlare con tutti. O dicevo io che serviva a qualcosa parlare con tutti. Grazie a questo marinaio potrei andare alla spiaggia lucente ogni volta che voglio. Ma voglio sapere dove cavolo si trova la palestra a questo punto. Forse di qua devo andare? Sì, sicuramente. Oh mio Dio, Alice.
Finalmente ti ho trovato, ho saputo che sei riuscito a fare Wavert Pokémon, complimenti! Anche Pikachu è felicissima per te. Fammi indovinare, conoscendo il tuo spirito da allenatore sono sicura che stavi per andare a sfidare Ivan. Non è così? Ascolta, che dici di sfidarmi? Così mi fai vedere se sei veramente in grado di sconfiggerlo. Preparati! Oh! Rivale Alice vuole lottare. Galidler, fighissimo! Però sai, insomma, il mio Endeavor è un pochino tosto. Occhio Italia ne fa cadere solo l'attacco, se non sbaglio. Sì, peggio per te. Io vado di potenza speciale. E uno in meno. Meo. Farraul. Ah, l'evoluzione di... Sparkle. Bello. Però è un peccato che anche lui debba andare KO. Sembra un piccione che ha preso steroidi. Oh, c'è l'incontro con la sua Pikachu. Quanto è bello, voglio chiuro. E mi riduce ancora l'attacco. Non importa, faccio attacchi speciali. Come te lo devo dire? Oddio Andrea, ma sei fortissimo. Cioè, già alcuni studenti del campus mi avevano detto che fossi un portento. Ora ho avuto la mia conferma ufficiale. Probabilmente riuscirei a battere Ivan, anzi ne sono sicuro. Per precauzione dire questo regalino potrebbe esserti utile per la battaglia. Revitalizzante Max, bene. Beh Andrea, ti hai fatto veramente tardi ed è il momento di scappare. Mi raccomando, fatti valere contro Ivan. Tifo per te, ci becchiamo in giro. Grazie ma... Oh, che succede qui? Ah, devo batterlo per forza, ok. Ok, andiamo a sfidare questa palestra. Palestra competizione. Ho visto delle strane cose. Devo cercare la chiave negli armadietti? Ok, sembra una cosa abbastanza semplice, abbastanza facile da attuare. E poi bisogna per forza sconfiggere tutti quanti gli allenatori avversari. Perché se no non posso andare avanti a prendere le altre chiavi. Boh, mi pare un po' una forzatura, ma va bene. Certo, alla fine è ovvio che devi fare questo tipo di lavoro, perché se no era inutile cercare tutti quanti gli armadietti con un po' di pazienza e via. Ok, questa mi dà la chiave dell'anfiteatro, bene. Può essere che questa palestra abbia tipi tutti quanti diversi? Potrebbe anche rivelarsi una scelta eccellente, secondo me. Oddio, queste qua in coppia? Oh. Una lotta doppia? Beh, non me l'aspettavo, però va bene. Oh, Plasol e Minum! Bene, 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 bene! Vediamo un po'. Minum, ok, brutto colpo, è andato. Non penso ci volesse brutto colpo, però intanto... Meno uno, vediamo un po' se con rotafuoco riusciamo a far sbarazzarci anche dell'altro. Oh, Scintilla è più veloce di Todoroki. Attacca me, ovvio, giustamente, giustamente. Chi volete che attacchi? Ovvio, no? Contro il tipo suono. Ah, però non resisterà un altro turno. Mi dispiace, ma per te il gioco finisce qui, Blastle. Stavo pensando di far tornare allo stadio base Trishout perché... Beh, insomma, devo dire che è un po' difficile allenarlo con la forma evoluta. Con la forma base sarebbe molto più semplice allenarlo. Ti prego, dimmi che tu non hai Pokémon elettro, per favore. Ce n'è solo uno, qual è? Non darmi una delusione. Porygon, ok. Va bene, va bene. Poi Vendetta ha una priorità più bassa rispetto ad altre mosse, quindi è normale che attacchi dopo. Ok, chiave Sgabuzzino, l'ultima chiave prima di quella del capo palestra, quindi sta andando abbastanza bene. Cestini nascondono sempre qualcosa. Quelli rossi al 100%, quelli blu non so se nascondano anche loro degli oggetti, ma finora ne ho incontrato uno blu e non nascondeva nulla. Ok, apriamo anche l'ultima porta. Ah, ci picchia. In effetti lo sgabuzzino ha senso che sia... Ah, mi attacco pure Pokémon. Che sia nero, buio.
Però in genere, dalle mie parti lo sgabuzzino era piccolo. Ma giusto per farvi sapere un po' come erano le cose dalle mie parti. Ok, sta qui il custode. Beh, in effetti è piccolo, sì. Se sei arrivato fin qui significa che sei davvero molto forte. Vedi, non sarò un genio della matematica o della scienza, ma nessuno può sconfiggermi quando si tratta di Pokémon. Fatti avanti! Nessuno può sconfiggerti quando si tratta di Pokémon. Ok, Arturo. Vediamo se sei... No, mandi in campo Trubbish. No. E allora non sei esperto di Pokémon. No, ha 3 Trubbish. Certo che un bidello con i Trubbish è proprio azzeccato. Che se davvero questa è l'ultima chiave che ci serve? Andiamo nel cortile e scopriamolo. No, ci sono altri allenatori. Del capopalestra sappiamo che ha un'alucia e un altro Pokémon che potrebbe distruggere l'intera biblioteca. Non ho idea di cosa possa essere, però. Sono troppo curioso di scoprirlo. La palestra sono sicuro adesso che è lotta. Adesso sono sicuro. Guardate un po' a Gurdur. Non è che per caso ha l'evoluzione finale di Timbur, il capo palestra? Ah, quel Pokémon è fortissimo. È una valida alternativa a Machamp, a dire il vero, eh. E infatti molti lo usavano nella lotte di quinta gen. Anche perché diciamo che è leggermente migliore di Machamp. Il metagame nella quinta gen è un po' sbilanciato. Con le mega hanno cercato di rimetterlo in carreggiata con le mega nella sesta gen. E nella settima è tornato ad essere un po' sbilanciato, ma tutto sommato si gioca abbastanza decentemente. A questo punto manca solo il capo palestra, che dovrei essere in grado di sconfiggere senza troppi problemi. Ok. Andiamo. E vabbè, esagerati. Eccoti finalmente. Sapevo che saresti arrivato fin da me. Sei davvero in gamba. E me l'hai dimostrato nella lotta in biblioteca contro quei due ceffi. Ma sappi che l'ho dimostrato solo il 10% della mia abilità. Io sono Ivan, il capo palestra e il leader del Campus Acero. Con lo spirito della mia confraternita Gogo Grambus ti annienterò. Preparati alla lotta. Ok, Ivan. Ehi. Oh mio dio! Bugbug. Mi sa che va subito KO sto Bugbug. Sto pensando di usare la forma evoluta di Trishout solo per le lotte in palestra. Sarebbe più giusto, diciamo. Credili X. Bello. Figata. Che sia tipo roccia. Aia, aia, questa fa male. Allora che dici di vendetta? Sì, abbattimento attacca prima perché vendetta ha la priority minore. Porca miseria. E va bene, va bene. Va bene, credili, va bene. Ora revitalizzo Trishout. Ma con revitalizzante non posso andare di revitalizzante max subito. Ho anche le super pozioni, quindi non ho paura. Sgomento. È resistente una raga, eh. Riproviamo con vendetta. È stordiraggio. Ah! Oh, meno male, meno male. Non farà grossi danni, ma infatti, per niente proprio. Vai ancora con vendetta, sgomento, ok. Ora che mi ha attaccato, ti prego, vai attraverso la confusione. No, perché? Perché? Dai, possiamo ancora farcela. Sgomento, va bene, non tentennare. Supera la confusione. No, no, non ci siamo. Mo tentenna, vuoi vedere? Oh, meno male. E tentenna!
No, non ci credo. Non è vero. Non può essere. No. Ma non può essere vero. Oh, brutto colpo, finalmente. Che sofferenza. È una sofferenza sta lotta. Rogodenti. Oddio, boh. Di grande utilità alla fin fine. No, no, vabbè. Non fa nulla, Rogodenti. Oh, e allora passiamo all'ultimo Pokémon. Sì, è l'ultimo Pokémon. Pirolancio, dai. Oh, è fatta. Mannaggia quel Credili. Mannaggia, sì, mannaggia. Non era tipo lotta. Tutti quanti tipo lotta, lì quei due. Lui non si sa. Medaglia competizione, è una competizione davvero. Impressionante, davvero impressionante. Non ho mai perso uno scontro da quando studio qui. Ed è la prima volta che ho una sensazione del genere. Ma non sono triste, anzi, sono felice. Mi hai dimostrato che ho ancora tanta strada da fare. E che devo assolutamente continuare ad allenarmi, sia con il corpo che con la mente. Andrea, grazie ancora da parte di tutto il campus per averci salvato dal Team Dimension. Oh! Team di Saber Dimension. Daft Punk era un pochino meglio però. Però Dimension mi piace davvero. Con questa lotta mi hai dimostrato ancora di più il tuo straordinario potere. Il potere terrestre è in salvo con te. Farei veramente molta strada. Ah, dimenticavo, ho un regalo per te. MT-47, vorrei un overboard veramente. Contiene calcio basso. C'è un'altra cosa che devo darti. Medaglia competizione. Vabbè. Questa è la medaglia competizione. Con questa potrai proseguire avanti con la tua avventura d'allenatore. In bocca al lupo per tutto. Hanno creato un nuovo veicolo per tutti gli allenatori Pokémon. Si chiama Pokéboard e ti permette di viaggiare alla velocità della luce. Mio padre, che ha un negozio a Doralia, mi ha consegnato proprio oggi un nuovo prototipo. Vorrei che lo prendessi tu. Accetta questo pensiero. Ci devo parlare un'altra volta per avere il Pokéboard. Capito che furbetti? Wow! Guarda come sfreccia, baby! Grandissimo! Ad ogni modo, Coach, finisco qui l'episodio. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Spero che possa esservi piaciuto. In descrizione trovate anche il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!